Ehi, pirati scalmanati, come andiamo? In questo video podcast vorrei commentare ciò che sta accadendo a Sea of Thieves. Ma facciamo prima una breve panoramica. Sea of Thieves nasce nel 2018 per PC e Xbox, pubblicato dalla Rare Company, un'azienda di produzione giochi fondata nel 1985 e che attualmente è composta da soli 250 dipendenti. SOT, quando debuttò, aveva davvero pochi contenuti. Solo galline e maiali, direbbero i veterani. Tuttavia, era apprezzato come multiplayer a tema piratesco. Con gli anni a venire, è cresciuto, sempre più, aumentando radicalmente i suoi contenuti. La fantastica lore, inserendo season e approdando anche sulla piazza di PS5 nel 2024. Tuttavia, il gioco ha mantenuto quelli che sono dei difetti che non l'hanno mai fatto decollare completamente. Pertanto, andiamo a vedere quelli che sono, secondo me, dei punti cruciali che andrebbero modificati. Proveremo anche noi, fatta l'analisi, a proporre una possibile soluzione. Al decimo posto abbiamo i Twitch Drop. È un'idea molto importante che spinge gli streamer a mostrare il gioco, ai giocatori a guardarlo, creando uno share importante che mira a portare nuovi pirati in mare. Tuttavia, i drop che vengono spesso mostrati sono cosiddetti orrendi, definiti da gran parte dell'utenza, perché nella stramaggioranza dei casi sono semplicemente oggetti reskinnati, ossia gli stessi presenti in gioco variati di colore, motivo per il quale dal 2018 molti veterani si ritrovano l'equipaggiamento con miriadi di oggetti uguali ma di colore differente. Basti pensare al set del Drago Cinerio, bello, ma ormai completo di 4-5 varianti di colore. Tuttavia, nei primi anni di Sea of Thieves sono stati messi in giro Twitch drop rarissimi, mai più visti e pensati con cognizione di causa. Spesso, anche sui video di YouTube, mi chiedono come ho ricevuto la lanterna del Festival of Giving o le vele dello spaccaossa. Ecco perché credo sia giusto dare valore ai Twitch drop, inserendo oggetti unici, e che magari possono anche ripetersi nel tempo, così da non renderli unici. Esistono alcune vele, oggetti, in possesso soltanto a giocatori che hanno solcato i mari nel 2018 e che probabilmente neppure giocano più. Al nono posto, modalità Cressidra. La modalità Cressidra è una modalità che sostituisce l'arena, o che vorrebbe sostituirla. L'arena è stata rimossa nel 2022, in quanto fu dichiarato dagli sviluppatori che veniva giocata dal solo 10% dell'utenza. Cosa a cui non ho mai creduto perché, almeno su server PC, era molto praticata da veterani e player competitivi, ma anche da new player che, avendo a disposizione una nave già rifornita e un tempo massimo di 15 minuti, poteva allenarsi in mare e in combattimento contro altri player in tutti contro tutti, e aveva anche dei server dedicati. La modalità Cressidra è una sorta di pezza che cerca di far dimenticare i tempi d'oro, ma ha dei problemi strutturali, come il doversi rifornire ogni volta, essere interrotti da giocatori random in mare. Eh sì, perché questa modalità avviene in modalità mare alto dell'avventura, e avere soprattutto un tempo quasi infinito. Basterebbe, come tanti giochi Battle Royale, diminuire man mano che passa il tempo l'area di gioco, costringendo ad un effettivo incontro ravvicinato tra le navi dei due rivali. Al momento questa modalità è assalita da cheater, ex nostalgici dell'arena e player desiderosi della maledizione fantasma e scheletro, pronti ad abbandonarla una volta conquistate. Il tutto in un mix di matchmaking spesso inspiegabile, con lunghe attese in sala parto. Noi speriamo possa tornare un giorno l'arena, ma pensiamo sia quasi impossibile. Ottavo posto, community divisa in due parti. Si sa che su SOT le community è completamente divisa in due parti. Da un lato abbiamo gli amanti del PvE e dall'altra quella del PvP. Reputo Sea of Thieves un gioco fenomenale che unisce queste due componenti, forse l'unico nel suo genere, ma purtroppo questa dinamica è poco amata dai giocatori PvE che, in modo insistente, hanno chiesto i cosiddetti server privati per giocare in tranquillità. Luogo perfetto per un genitore che accompagna il proprio figlio e non vuole rotture, o per quei giocatori che amano fare le storie assurde in tranquillità. Tuttavia, ancora il concetto di pirateria in game viene paragonato a cattiveria e tossicismo, e spesso queste due realtà si scontrano su forum e social. Su questa parte non ci riserviamo di dare consigli, in quanto si spera che la maturità dei giocatori comprenda meglio quella che è la dinamica del gioco, differente da altre realtà multiplayer,
e che infonda nei new player il motivo per cui su Sea of Thieves si può essere affondati o affondare. GG che si vinca o si perda. Obiettivi ripetitivi al settimo posto. Con l'uscita delle season sono usciti nuovi contenuti e con essi nuovi obiettivi e onorificenze da poter sbloccare. Spesso però ripetitive, come sicuramente quella del capitanato che, dopo anni di gioco, andavano ripetute per platinare nuovi obiettivi e per sbloccare gengilli asterici per la nave. Stesso problema lo abbiamo visto sui nuovi corni della tempesta, che bisognava prenderne ben 250. E il modo per ottenerli era assurdamente impossibile. O come ripetere una stessa storia assurda in modo uguale per 5 volte senza motivo. Questa serie di obiettivi tediosi e ripetitivi non creano stimoli di gioco, ma di abbandono dell'obiettivo. Consigliamo di aumentare gli obiettivi e onorificenze, ma di renderli fattibili e motivanti, e non lunghi e ripetitivi, perché grandi alleati della noia. Sesto posto. Lore già finita? La lore di Sea of Thieves è una perla assai rara e fantastica. Abbiamo potuto gustarla nei fumetti gratis, che vengono spesso diramati su Amazon. Molte le storie pubblicate tra libri e artbook venduti al pubblico. Nel gioco, le storie assurde hanno mostrato quella che è la storia del Sea of Thieves. I tanti diari sparsi sulle varie isole e strutture hanno dimostrato che la Rare ha studiato nel minimo dettaglio la storia dei personaggi, fazioni e di questo mondo piratesco. Anni fa, furono proposte delle storie mensili, di breve durata. Servivano soprattutto a continuare la lore del gioco, che aveva anche ritorsioni sul modo di giocare dei player, perché spinti a decidere dando un contributo in game. Motivo per il quale oggi abbiamo perso l'avamposto Golden Sand, tramutato poi in Port Merrick, e la scomparsa di Pendragon nel Mare dei Dannati. Sì, perché la stessa community votò il suo allontanamento e la vittoria di Flamart. Purtroppo però, da luglio 2023 non si è saputo più nulla, perdendo il gusto di ciò che si era creato. Seppur brevi e ripetitive, era davvero carino immergersi in questi piccoli ritagli di storie, e davano modo di capire che Sea of Thieves era un luogo vivo e in continua evoluzione. A noi pirati scalmanati piacerebbe rivederle e dare l'opportunità nel mare calmo a chi non le ha giocate di poterlo fare come una sorta di storie assurde da attivare. Quinto posto, Emporio dei Pirati. Sebbene questa categoria serva a rimpolpare le casse dello studio della Rare con soldi freschi che fanno assolutamente comodo per continuare lo sviluppo del gioco e migliorarne i contenuti, allo stesso tempo rovina drasticamente lo stimolo dei giocatori. Perché possiamo affermare che probabilmente una delle skin navali più belle che si abbiano avuto in gioco risale a quella del fantasma. Dopodiché, sull'Emporio del Pirata, tirano fuori delle skin fenomenali, ma che di fatto non possono essere conquistate in nessun modo in game. E pertanto perdono anche di valore. Durante la fortuna di Atena, molti giocavano a SOT ore e ore per farmare la skin del fantasma. Nulla di che, ma era una sorta di obiettivo. E sfoggiarla per mare dava dimostrazione di impegno e dedizione. Ma tutto ciò, ormai, sembra perso e sostituito dall'amaro profumo dei soldi, skin ormai comuni tra i new player. Credo che una soluzione a questo problema sia quella di consentire in game la possibilità di poter ugualmente ottenere queste skin, ma in maniera più ardua, in modo che gli appassionati di game abbiano uno stimolo in più per conquistare e giocare a SOT, per raggiungere determinati obiettivi. Mentre per i nipoti di Zio Paperone, l'acquisto diretto presso l'Emporio. 4. Community poco considerata. Sea of Thieves dispone di tanti metodi per ascoltare la sua community, attraverso un forum in cui spesso chiede pareri all'utenza, che crea proposte molto spesso interessanti, ma anche su Twitter e altri social. Ma è da un po' che il rapporto tra l'utenza e sviluppatori sembra essersi incrinato, forse dalla pressione dell'utenza. Sta di fatto che, quando la Rare chiese pareri sulla ricalibrazione delle armi, come l'archibugio, che attualmente non permette di fare kill con un colpo rispetto al passato, o la rimozione del quickscope, feature che doveva restare segreta, ma che invece fu rivelata dall'utenza sui vari social come una sorta di frustrazione, sono iniziate una serie di scaramucce tra le due parti. Tant'è che molti veterani followers di SOT, pur mettendo commenti costruttivi su Twitter relativamente ad alcune dinamiche e migliorie, venivano successivamente bloccati o rimossi dalle amicizie della Rare. Questa cosa ha fatto ulteriormente storcere il naso dell'utenza. Ci sono tante proposte ancora naviganti dal 2019-2020, come la regione del ghiaccio, fauna marina e tanto altro. Speriamo nel buon senso tra le due parti,
e che si possa continuare a collaborare per dare maggiori benefici al gioco e alla sua utenza. Eccoci al podio. Al numero 3 abbiamo Litreg. Il gioco soffre di uno dei problemi più critici che un multiplayer non dovrebbe assolutamente avere. Ossia, sparando un colpo con armi da fuoco verso un avversario e colpendolo, il sistema non registra il danno. Pertanto, è un colpo andato a vuoto, seppur incassato dal nemico. E questo sbilancia costantemente il PvP, rendendolo snervante e falsando il combattimento stesso. Questo bug esiste da lontano 2018-2019, e la Rare non è mai riuscita a correggerlo. Molti utenti, soprattutto veterani, hanno abbandonato il gioco proprio perché, amanti del competitivo, si trovavano continuamente sbilanciati da questa dinamica avvelenata. Purtroppo per questo problema, l'unica soluzione sarebbe quella di assumere un team dedicato per la risoluzione dell'Itreg. Al secondo posto abbiamo qualità bassa dei server. È un commento che riservo tra gli ultimi post, perché in realtà è un rovescio della medaglia. Se rispetto a tanti giochi multiplayer, SOT continua a supportare tutti i contenuti delle stagioni precedenti, da un lato appesantisce drasticamente il server, creando situazioni di stallo, lag, soprattutto in situazioni di combattimento o vicinanza di player. Tutto ciò penalizza anche il numero di navi sul server, che attualmente è ridotto a 6, e il numero di player. Difatti, se non lo sapete, rispetto al passato, che potevate trovare server di 6 galeoni, attualmente le navi sono combinate in modo tale che non ci siano più di 20-24 player. Se è vero che con l'ingresso di PlayStation i numeri siano aumentati, allo stesso tempo bisogna fare qualcosa per investire sui server, o purtroppo iniziare ad eliminare quelli che sono gli eventi meno considerati in gioco, in modo da permettere di giocare in modo fluido. Al primo posto, cheat e cheater. Il gioco soffre purtroppo di un altro forte dilemma, ossia un codice troppo obsoleto e facile da bucare da cheater e lamer, che indubbiamente sfasciano il gioco acquistando online per pochi euro pacchetti di cheat per rovinare, distruggere, compromettere la partita dei giocatori. Inoltre, sembra proprio che l'investimento della Rare su Easy Anti-Cheat, industria leading di anti-cheat, non abbia arrestato in nessun modo l'ondata di questi pirati del web che continuano a spuntare ad ogni update con nuovi trucchi di magia. Cosa risponde la Rare in tutto ciò? Tenete duro e aiutateci in questa crociata di report contro questi player che banneremo tramite il vostro supporto. Tuttavia, non credo che si possa responsabilizzare l'utenza nella ricerca di cheater che, una volta bannati, torneranno nuovamente sul server con nuovi PG. Anche in questo caso, se il supporto di Easy Anti-Cheat non sembra aver escluso i cheater dal server, di pensare ad una soluzione alternativa e forse più acclamata di Leading Company. Sperando che questa piccola analisi vi sia piaciuta, mi piacerebbe sentire i vostri commenti costruttivi qui sul nostro canale o sui nostri social di Discord e Facebook. Pensate inoltre che le nuove season possano mettere una pezza a quelli che sono i problemi ormai risolti da tempo? In ogni caso, se abbiamo fatto questo video polemica, non è per denigrare Sea of Thieves o la Rare, ma perché, essendone amanti, speriamo che possa vedere tempi migliori e che possa crescere sempre più il gioco e community. A presto, pirati scalmanati! Vi aspettiamo sui nostri social per solcare i mari insieme!